Bene, popolo di YouTube, salve popolo di YouTube, qui è Neo Geo, Alberto Neo Geo 82 e qui siamo in questa bellissima puntata con ospite Cristiano Newpic direttamente da Calavera Caffè. Siamo qui per fare una sorta di commentario, una sorta di commento al gioco della Lucas Full Throttle. Ciao Cristiano. Ciao, salve popolo di YouTube, no, si dice così con questo Sì, canale no, quello mio. lo dico io. Ah, ok, no, volevo così, perché sono ospite, per cui sì, parleremo di questo gioco della Lucas che fra l'altro è già cominciato, questa è una specie di costola del Calavera Cafè in qualche modo, no? Sì, Quindi... in un certo senso sì, dai, un lavoro così, di side, come si dice, una side quest. Questo è un gioco della LucasArts del 1995 di Tim Schafer, giusto? Sì. Sì, noi abbiamo qui una presentazione che ai tempi mi ricordo che era assolutamente stratosferica. Cioè io rimasi disastro. Il mio primo gioco su CD originale, per cui sì. No, sì, infatti è fantastico, anche perché poi qui c'era anche un lavoro di doppiaggio fantastico. Adesso, questo in italiano, io ce l'avevo in inglese. Comunque sì, comunque in ogni caso rimane una sequenza di impatto e fra poco vediamo anche perché. Perché in effetti c'era una cosa abbastanza figa, insomma, per l'epoca. Sì, infatti qui già si può notare subito il fatto, secondo me, che la grafica è invecchiata molto bene. Per il fatto che esiste un montaggio vero e proprio, no? Di solito nei giochi, anche quelli in 3D, si usa fare il primo piano soltanto quando parlano i personaggi, mentre invece qui, come vedi, c'è un montaggio anche quando c'è una voce fuori campo, eccetera, cioè questo invecchia molto meglio, c'è un lavoro proprio manuale. Ecco, intanto sono arrivati dei motociclisti dietro. I Polecats, come si chiamano. Ecco, Sì. questo è fantastico perché quella statuetta lì è stata disegnata su Tim Schafer, cioè Tim Schafer si è messo in Somiglia posa. un pochino, eh. E comunque sì, la storia, vabbè, insomma, non so se dobbiamo stare qui a dire la storia. Comunque sì, questo è un vecchio presidente di una compagnia che costruisce motociclette. E ha quel losco individuo che si vedeva prima, che era praticamente il suo vice che mira ovviamente a farlo fuori e a prendersi la ditta in... Questa sequenza è pazzesca, Sì, cioè questa è pazzesca. veramente. Poi sta musica heavy metal fantastica. Sì, ma infatti, fra l'altro, se non sbaglio, questa sequenza è stata possibile perché le motociclette erano realizzate in 3D, cioè ovviamente si parla di 3D precalcolato, Sì. però queste erano proprio, cioè il fatto che c'era questa immagine che andava in mezzo alle moto, questa specie di ripresa con camera mobile, no? Ed era perché c'era questo 3D proprio nella cutscene. Poi vedi anche l'intelligenza di questi titoli di testa che... Per evitare di mettere troppa grafica, fanno dei zoom Sì, di più alcuni pezzi particolari. di particolari della moto, dell'immagine di Ben, no? E alla fine tu vedi solo un po' di vento, non c'è questa grande grafica. Sì. E poi lo Beh, comunque. sfondo è anche utile lo sfondo perché il Grand Canyon non c'è niente, quindi Sì. è molto più No, facile, no? ma comunque in ogni caso è sempre un film molto cinematografico ed era anche questo abbastanza inusuale per l'epoca, una sigla, una presentazione così che era proprio da titoli di testa di un film, direi. Sì, ma infatti guarda, vedi, c'è soltanto un pochino il vento che muove il pantalone di Ben e un pochino di asfalto, ma alla fine la grafica qui è più che altro utilizzata bene, no? Perché comunque non ci sono animazioni complessissime. E qui hanno dato un aspetto cinematografico a una sequenza con una grafica del 95, no? Intanto scorrono nomi epici di persone Sì, prima note che... si era visto anche il nome di Mark Hamill, che è il doppiatore del cattivo di Sì, Rick Burger. e anche di, se non sbaglio, di Emmett, sai pure, che è un Sì. personaggio che compare dopo. Sì. Per me fu proprio devastante questa sigla. Anch'io l'avevo preso in inglese, poi dopo ne Sì. parleremo un po', perché c'era tutto un sistema per avere No. la versione italiana che era pazzesco. Sì, che poi io non ho mai utilizzato, però. Ecco, già sto scenario è fantastico. Qui per la prima volta vediamo la grafica in game, però anche qui, come ho detto prima, per il montaggio, è inframmezzato alle sequenze di primi piani, cioè di segni diversi. Infatti, vedi che l'abbiamo vista per un secondo la grafica in game, e poi dopo è tornata di nuovo con questo piano medio di Ben con l'amico, no? Anche qui torniamo di nuovo a queste riprese come quelle che abbiamo visto prima, e ancora non vediamo grafica in game, in effetti, no?
Sì, insomma, c'è una via di mezzo, insomma, giocano Sì, molto sulla cosa, però non è un contrasto, insomma, che si sente, insomma, quando poi no, inizi a infatti. giocare ti senti comunque già dentro, insomma, al Sì, ma gioco. infatti questa è forse proprio la vera rappresentazione del termine cutscene, no? Che venne usato per la prima volta proprio perché si trattavano di sequenze all'interno delle sequenze in game, no? Veniva chiamato cutscene proprio per questo modo, per questo Sì, motivo. perché tagliavano In effetti il questo gioco. è proprio così, cioè nel senso che ti invade questa cutscene all'interno del gioco e tu non te ne accorgi nemmeno, è un tutt'uno, no? Questo è secondo me infiltrato è il modo, cioè il gioco che lo riesce a realizzare meglio questo. Meglio, perché in effetti anche in The Dig ci sono queste cose, ma stridono un pochettino di Sì, più, sì, sì, anche sì. perché lì c'è una differenza tra la grafica dei filmati e la grafica del Sì, è gioco. vero, è Qui vero. invece sono molto Sì, è omogeneo, omogenee, è uno stile più che si più chiaro, più uniforme, è chiaro. In effetti qua vedi, pure quando è entrato Riburger, noi non l'abbiamo visto camminare con un'animazione, abbiamo sentito i passi e quando poi la telecamera ha staccato lui era già lì. Cioè, quindi anche qui si risparmiava sulla grafica. Però il risultato è ottimo, no? Queste sono tecniche che usano cioè per le animazioni, per i film d'animazione continuamente, no? Anche questa immagine, vedi, loro continuano a parlare mentre invece c'è questa ripresa con altri membri della banda che vengono inquadrati, no? Quindi, cioè, c'è proprio un montaggio che non è tutto studiato, che è una cosa che sembra banale pure da dire, ma in realtà non lo fa quasi nessuno, cioè, quindi. Che poi insomma proprio queste cutscene vengono riprese molto, molto anche durante il gioco, cosa che Bravo, magari bravo. nei giochi prima, tipo The Tentacle, c'era una intro fatta in questa maniera, solo che era solo l'intro, adesso non mi ricordo di altre sequenze all'interno del gioco che sfruttassero, no, Ce questo n'erano, linguaggio c'è, sì, cinematografico. c'era forse qualche animazione cartoon particolare, ma parliamo di pochi secondi all'interno del gioco intero, quindi insomma, era diverso. No, ma infatti questo è estremamente cinematografico, ci sono appunto queste cutscene ridisegnate non con la grafica del gioco continuamente durante l'avventura. Poi qua, anche questa qui c'è un. Abbiamo visto una mix fra grafica in-game e grafica cutscene, diciamo. Qua conosciamo subito i piani di quest'uomo viscido. Sì, che adesso fa in modo che uno dei suoi scagnozzi interpreti faccia finta di Sì. essere Ben e porti così tutta la banda dei Polecat assieme al vecchio Corley. Sì, è quello grosso, credo, Sì, quello Bulus, una cosa del genere, se non ricordo Bolus, male. credo. Bolus, Almeno in ecco, italiano infatti, è adesso qui così, sì. parte. Lo lasciano solo. Fra l'altro, vedi, questo già siamo a 8 minuti e è ancora l'intro. E non. Cioè, è tutto fatto benissimo. Cioè, non è No, beh, assolutamente bello poi noioso. perché sì, non annoia, cioè non è che stai lì a dire odio quando inizi a giocare, Sì, perché sì. infatti io mi ricordo che quando giocavo sto gioco lo facevo ripartire solo per rivedermi la scena iniziale, Infatti, perché mi no, ma divertiva era troppo. per i tempi era. Qua abbiamo addirittura un primo enigma in cui non c'è interfaccia praticamente, tu devi solo cliccare sul bidone random fin quando non riesci a uscire. Questo chiaramente è un Sì, sul prologo, coperchio. sul coperchio. Questo è un prologo perché finora l'interfaccia non è ancora stata vista, mo verrà usato Ah, tutti penso e tre adesso. le icone. Eccolo. Ecco, questa è la prima volta che non veniva usata più l'interfaccia. No, non, la prima volta no, perché era già in Cinemax, non Sì, c'erano c'erano già le l'interfaccia icone. Verbi. Però qui c'era questa interfaccia che dopo è stata usata anche in Monkey Island e in altri giochi, anche non Lucas, quella del tenere premuto e saltava fuori questo menu Il doblone, selezionabile. diciamo. Sì, il doblone di Monkey Island, che qui non è un doblone, è il tatuaggio dei Sì. Polecats. Ed è bellissimo perché c'ha, ecco, Il una delle calcio. opzioni è il calcio, che a me è una cosa che mi piaceva tantissimo, Ma perché infatti proprio. questo è proprio tipico cioè come se fosse un tutorial, perché vedi, già ho usato una delle icone chiave, fra poco userà la mano non per prendere gli oggetti, ma per, diciamo, picchiare il barista. Quindi già capisci da subito che le icone vanno usate in modo alternativo, no? Sì, Quindi. poi è bello perché poi questa interfaccia riflette anche la personalità di Ben, perché in effetti è una personalità molto più violenta, molto più attiva e violenta di magari Guybrush o o di altri, insomma, Sì, quindi il fatto di doverla usare in maniera così violenta e.
Sì, no, ma infatti lui forse è il primo personaggio della Lucas a non essere, sai, l'imbranato, comunque fuori posto, cioè comunque uno che ci sa fare, un duro, no? Fra l'altro anche sì. Secondo me nel design del personaggio è proprio eccessivo, nel senso è proprio, non voglio dire stereotipato perché è brutto, però è volontariamente eccessivo, in modo tale che sì. Tu ti è vicino alla caricatura e capisci subito che tipo di personaggio è, secondo sì, me. Col mascellone, la barba incolta, insomma. Sì, che perennemente incolta poi. Poi c'è questa voce, adesso qui anche qui è abbastanza dura, però in originale c'era sì, questa. Sì. Ah, infatti quel doppiatore rock. Italiano ha cercato un po' di replicare quel tipo di voce lì, effettivamente. Sì. Ecco, infatti adesso si vede che usi la mano sul barista per praticamente minacciarlo. Sì, vedi, qua entra infatti un'altra cazzina, proprio in modo perfettamente ecco, fluido. Qui c'è un gioco di parole che si è perso, perché lui dice, qui dice una sbarra, in realtà nell'originale dice il bar, cioè il sai bar. Cosa starebbe bene sul tuo naso? Il bar, e lo sbatte sul bar. Sì. Ma qui vabbè, cioè qui fai problemi di adattamento, che fra l'altro poi ne parliamo anche per quanto riguarda poi le scelte che sono state fatte per le cadenze, quando arriviamo a quei punti, come ah, ben beh, sai. Ci vorrà ancora un po' prima di arrivarci, sono diverse puntate, perché... Ah, oddio, forse la prima la riusciamo a fare già nel secondo episodio. Forse sì, già una, magari sì. Allora, perché adesso diremo che saranno diversi episodi, perché non dureranno molto questi video. Adesso poi vediamo, poi anche un lavoro che magari cambieremo andando avanti. Però insomma, per adesso non vogliamo fare dei video troppo lunghi, perché so che la gente dopo non si annoia a vedere dei sì. playthrough troppo lunghi. Ah, fra l'altro è il momento anche di ringraziare il nostro amico Andrea che ci ha fornito i video, Andrea Pannocchia, sì. Andate pure sì, a visitare grazie canale, Pannocchia, cioè... adesso ovviamente metterò un link qualcosa sì, per sì, segnalare sì. il suo canale. Oh, ma sai una cosa curiosa, nella versione inglese qui si vedeva il tubo di scappamento, la marmitta. Ah, che... ecco, infatti qui non c'era sto fermo immagine che in effetti non mi tornava. È bruttissimo. E nella versione italiana io credo che sia un problema solo della versione italiana, perché questa cosa, se vai a vedere i walkthrough in inglese, c'è, esiste. Qua invece vediamo un'inquadratura che fra l'altro qui si vede, mi sembra abbastanza bene che la moto è in 3D, che viene riciclata un sacco di volte nel gioco, ma in modo intelligente, cioè cambiando magari dal giorno alla notte, sai, un po' di sì. scenario diverso, questo c'è sempre per far un po' di riciclo sì. di grafica. Questa è, qui inizia una delle parti che magari molti hanno, non tutti hanno apprezzato, cioè la parte arcade dove bisogna praticamente picchiare gli altri. Sì, gli altri sì. motociclisti con... Questo fa ancora parte del tutorial, perché questa è una sì, scazzottata sì. molto semplice, molto, sì, questa è molto semplice, giusto per infatti, farti capire. Più avanti ci sarà un'intera sezione dedicata esclusivamente a questa cosa qui dei combattimenti sulle moto. Sì, ma infatti possiamo dire che il prologo finisce proprio alla fine di questa sequenza, perché sì. poi dopo comincia una sezione un po' meno lineare, come Rin, eccetera, quindi sì. qua abbiamo proprio la parte più cinematografica del gioco, in cui ci sono tutte queste cazzine che invadono, e qua infatti c'è l'ultima appena butta giù a questo, che poi fra l'altro poi ne parleremo di queste cazzine, perché secondo me se vengono utilizzate così come in questo gioco sono ottime, cioè sono perfettamente giustificate, perché ultimamente si usa dire no, le cazzine non vanno bene, mettiamoci un quick time event oppure non sì. ce le mettiamo proprio, però sai, per esempio in questo caso, quando adesso lui impennerà, cioè come lo fai a fare il quick time event? È una cosa che deve fare lui, il personaggio, cioè là c'è bisogno che la personalità di Ben gli faccia fare lo sborone in quel momento sì. e impenni in modo tale che succede che ma poi dopo gli fanno fare lo sborone, però in effetti dopo lo fanno esatto. cadere miseramente. Come e qui scopriamo insomma che qualcuno ha sabotato la moto, questo lui non se l'aspettava. Anche qui c'è un riciclo di grafica, vedi, sul primo sì, piano, pazzesco. Che poi è sempre lo stesso, ma in realtà cambia di quel minimo che serve per capire che sta soffrendo come un pazzo. Comunque direi che però per questa prima puntata può anche bastare. Adesso magari ci teniamo adesso per il meglio per il prossimo episodio. Il bello viene fra poco. Il bello viene fra poco, dai. Alla prossima. Ciao ciao ciao.